Il sindaco di Laigueglia, il dottor Franco Maglione, si appresta a premiare il vincitore della 52esima edizione del Trofeo Laigueglia. Gentili signore e signori, accogliamo con un grande applauso Davide Cimolai, l'Anpremerina! Ma il percorso, insomma, ha fatto selezione, c'è poco da dire, bisognava avere gambe per rimanere davanti, per fare la volata. È stato affrontato il penultimo strappo fortissimo e poi, una volta raggruppati, ci siamo guardati, noi, io e Niemek della Lampre, e l'unica cosa da fare era ricucire sui tre fuggitivi, e Niemek ha fatto un lavoro egregio e a me non è restato che, tra virgolette, fare la volata e vincere era il modo migliore per ringraziarli. Il percorso lo conoscevi già? Sì, io l'ho fatto 2 anni fa quando vinse Pozzato, anche se è cambiato, comunque le salite bene o male sono quelle, e quindi lo conoscevo bene. E il programma prevede GP di Lugano il 1° marzo, Parigi-Nizza, Milano-Sanremo e poi su al nord con le classiche belghe. Archiviata sia, e possiamo dire archiviata alla grande, una 52esima edizione bellissima. Un tempo stupendo, un inizio di primavera con una 2 ruote internazionale, un HC a Laigueglia. Un bellissimo evento che continua a crescere, siamo arrivati veramente a dei risultati ottimi. Ma Laigueglia ci crede, come dicevamo, da 52 anni. Secondo me ormai fa parte dell'aria che respiriamo a Laigueglia ciclismo, quindi è un qualche cosa che fa parte della storia di Laigueglia. E quindi bisogna andare avanti, continuarci a credere, perché oggi è stata la prova di quello che vuol dire avere un trofeo Laigueglia a Laigueglia. Quest'anno il percorso è stato leggermente più lungo, ma arricchito dalla salita finale di Colla Micheri, che è quella che è un pochettino il poggio della Sanremo. Ha fatto la prima selezione e poi nella discesa sono stati ripresi e c'è stata una gran volata con la vittoria di Cimolai, un giovane emergente, speriamo che abbia portato successo al trofeo e anche alla sua carriera.